Paolo, lei è un vigile del fuoco del comando di Messina, attualmente si trova sull'isola di Stromboli ed è un vigile del fuoco USAR precisamente, che vuol dire? Sì, l'acronimo sta per Unità di Ricerca e Soccorso ed è un'unità specializzata per le ricerche in ambiente urbano, nella fattispecie sotto macerie, anche grazie all'ausilio di strumentazioni molto sofisticate quali telecamere, velsar, geofoni specifici per ascoltare i rumori sotto macerie. La telecamera, per esempio, con un rivelatore laser che ci permette anche a distanza di puntare la vittima, misurare la sua temperatura corporea. Da questo dedurre se è ancora in vita oppure no. Il geofono, grazie a dei sensori che vengono posizionati sul terreno, ascoltano eventuali richieste di aiuto, eventuali lamenti, e con un sistema di triangolazione, perché sono più almeno tre, si riesce poi, ristringendo il campo, a individuare con un certo margine di precisione dove scavare. Lei ha bisogno di formazione continua per fare questo lavoro così delicato? Non solo della formazione, ma anche di una buona preparazione fisica, perché la nostra preparazione, sia a livello strumentale sia a livello fisico, può significare la differenza tra la vita e la morte. Ci si affida a volte anche alla fortuna, perché effettivamente si rischia parecchio. Posso ricordare per esempio il caso in cui, entrati in un appartamento subito dopo un incendio, il soffitto crollò poco dopo che noi eravamo passati sopra. Questioni di attimi. Bastava aver fatto un passo in meno e ne saremmo rimasti coinvolti.